Oltre 1.700 bonus già rilasciati e quasi 800 abbonamenti già acquistati in soli 2 giorni. Questi i primi numeri della campagna promossa dal Comune di Firenze per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico in città e ridurre lo smog. L'iniziativa si chiama Bonus TPL Firenze ed è dedicata ai residenti del Comune di Firenze. Per la precisione, a 3 categorie specifiche: studenti nati tra il 1 gennaio 2005 e il 30 aprile 2010, nuovi abbonati ed abbonati storici. L'iniziativa è stata attivata il 23 agosto. Studenti e nuovi abbonati dovranno pagare solo una quota fedeltà di 50 euro per ottenere l'abbonamento annuale al servizio pubblico urbano di Firenze, mentre gli abbonati storici riceveranno un contributo di 50 euro per l'acquisto dell'abbonamento. Un'iniziativa che interesserà diverse migliaia di persone. Questa è un'iniziativa molto concreta, direi rivoluzionaria per il trasporto pubblico, perché è unica in Italia nel suo genere. Noi puntiamo a promuovere il mezzo pubblico, bus, tram e ferrovia nelle stazioni di interesse del Comune di Firenze, puntando a 15.000 nuovi studenti delle scuole superiori abbonati, 8.000 nuovi abbonati di altro tipo e anche aiutando almeno 20.000 abbonati storici, cioè che hanno già l'abbonamento attraverso uno sconto. Noi siamo impegnati a fare in modo che il servizio pubblico di trasporto sia sempre più rilevante nella vita della città, per 2 motivi. Uno che riguarda il fatto che anche dal punto di vista del costo è un costo nettamente inferiore a qualunque altro tipo di trasporto, ma soprattutto dal punto di vista ambientale. Nel dettaglio, gli studenti e i nuovi abbonati dovranno pagare solo una quota fedeltà pari a 50 euro previa presentazione della dichiarazione ISEE, indipendentemente dal suo valore. La dichiarazione servirà agli uffici comunali per calcolare il costo a carico del comune che dovrà essere versato ad Autolinee Toscane. In caso di mancata presentazione, la quota fedeltà sarà di 110 euro. Questo a fronte di abbonamenti annuali che per gli studenti costano da 220 a 278 euro. Mentre per i nuovi abbonati il prezzo dell'abbonamento annuale oscilla tra i 287 e i 342 euro. Per gli abbonati storici non è prevista la quota fedeltà, ma uno sconto di 50 euro sul prezzo dell'abbonamento annuale, che può variare da 287 a 342 euro. La richiesta del bonus per l'abbonamento annuale avviene tramite la app Infomobilità Fiorentina, che si trova sugli store con il nome IF. Sarà l'app stessa a rilasciare il bonus, mentre l'acquisto dell'abbonamento viene poi completato sulla piattaforma di Autolinee Toscane. Basterà dunque registrarsi sulla app IF ed entrare nella sezione Parti con noi, dove, previo inserimento di alcuni dati, verranno verificati i requisiti e si otterrà conferma dell'agevolazione ottenuta. L'utente passerà poi al web shop di Autolinee Toscane, dove effettuerà l'acquisto di un abbonamento annuale in 2 tranche di durata semestrale. Trascorsi i primi 6 mesi, se l'utente avrà soddisfatto i criteri di fedeltà sull'utilizzo del servizio, ossia almeno 15 viaggi effettuati prima del 31 dicembre 2023, otterrà l'estensione automatica di ulteriori 6 mesi dell'abbonamento. Sarà possibile effettuare la richiesta di agevolazione sulla app IF fino al 5 ottobre 2023.